consultare liberamente, nonché appunto Fulvero Editto di Elena, con aspetti dell'epoca costantiniana, quindi appunto del IV secolo, e aspetti che si legano anche al nostro territorio, Milano, capitale dell'impero, una delle quattro capitali dell'impero. Quindi, capitale dell'impero, via d'acqua che collegava Illarius in modo così efficiente, efficace al mar Adriatico, quindi avremo anche delle ricostruzioni di Mediolanum romana che potrete visionare tranquillamente sia in Fulvero Editto che nei tomi che vi ho portato. La professoressa ha sviluppato e presentato questo volume e presenterà questo volume in tantissime altre librerie, se non sbaglio sarà a Milano. Sì, sono già stata a Milano un paio di volte, adesso ci torno poi alla fine del mese, sì, con un altro incontro. Il bello di questo libro è che è uscito il 24 di ottobre, cioè il giorno in cui è stata inaugurata anche la mostra a Palazzo Reale, lo stesso giorno su Costantino, che adesso tra l'altro non so se qualcuno di voi ha intenzione di andare, comunque andateci, perché innanzitutto è una splendida mostra, davvero veramente bella, imperdibile, sotto tutti gli aspetti, magari poi dopo ne parliamo. Però chiude, mi sembra il 15 o il 17 di marzo, quindi insomma il tempo stringe purtroppo. Quindi se non siete ancora andati vi consiglio vivamente di andare, perché tutto quello che poi sentirete stasera, vedrete anche nelle presentazioni, molte delle immagini le ho tratte anche dai reperti in mostra, sono assolutamente notevoli, perché poi l'allestimento è veramente bello, ti permette di conoscere non soltanto appunto l'aspetto di Costantino, la storia che riguarda Costantino, l'editto e tutto il resto, ma anche appunto quello che citava lei prima, la Milano di epoca romana, ne parlerò anche io dopo se mi consentite qualche minuto, è uno degli aspetti meno conosciuti in assoluto, anche perché è invisibile. Praticamente invisibile, sì, esattamente. E vi dicevo, tratteremo questi temi, la professoressa dopo in conclusione chiederà, domanderà oppure promulgherà la possibilità di fare una visita guidata che sarà il 10, se non erro. 10 di marzo. 10 sì. di marzo, quindi in odore di chiusura della mostra. Sarebbe bello che qualcuno di voi partecipasse. Ripeto, la mostra si lega tutto e per tutto a Fulvero Editto. Quindi quello che vedremo qui e delucideremo qui sarà quello che poi vedremo in mostra. Quindi un qualcosa di importante a tutto tondo. Naturalmente in chiusura l'amico Filippo, non per ultimo, chiaramente perché siamo in chiusura, no, ci mancherebbe. E in questo aspetto, in questo frangente, ci parlerà dello scontro fra Massenzi e Costantino, quindi la battaglia di Ponte Milvio, nel quale la Legio Prima Italica ha partecipato l'anno passato alla rievocazione, fu una rievocazione molto importante, trovate anche dei filmati su YouTube e quant'altro, quindi dopo ci sarà ampio spazio anche per la parte militare. Naturalmente con le panoplie l'epoca costantiniana, Filippo saprà esaudire anche vostre domande e curiosità. Quindi lascio la parola alla professoressa Percivaldi e buona serata a tutti.